Facemmo una lunga e difficile traversata della Baia di Gibilterra, ci trovammo di fronte all'entrata, non potemmo passare sotto le ostruzioni come era previsto, passammo sopra le ostruzioni e io non potrò mai dimenticare che le sentinelle inglesi sulla banchina di Gibilterra stavano lì, parlavano, chiacchieravano, noi le vedevamo, le sentivamo e loro non ci hanno visto. Questo grosso apparecchio lungo 7 metri non lo abbiamo passato sotto le ostruzioni, ma sopra le ostruzioni, alla barba degli inglesi. E quando io mi sono trovato dentro la rada di Gibilterra, avendo superato due ostruzioni, iniziai il mio attacco contro la nave da battaglia che mi era stata assegnata e che si chiamava Baram. Dire come si presenta una nave di 30.000 tonnellate di notte vista da uno che ha la testa fuori dall'acqua è un po' difficile. Era infatti un mostro enorme che è carico di cannoni e che indubbiamente incuteva non paura, ma spavento. Comunque, questa era la nostra sorte e quindi noi andammo sul fondo, che sapevamo che era di circa 14 metri, e cominciammo l'avvicinamento a questa nave, convinto io per primo, che ero diciamo, il capo spedizione, che Tesei e Delapain fossero avanti a noi di almeno 2 ore, quindi che noi potevamo procedere con la lentezza che ormai le molte avarie ci consentivano, perché tutto sommato loro avevano certamente già portato a termine la loro missione. E quindi noi, anche se fossimo stati scoperti, non avremmo causato nessun guaio.